ospitalità, simpatia, cortesia tra storia, arte, natura, divertimento e buona cucina. Emozioni da vivere e gustare. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Come avete potuto vedere dalla cartolina che vi abbiamo fatto appena vedere, siamo a Montignoso, nel comune di Montignoso, per l'annuale trofeo Oro in Euro, una gara che è cresciuta sempre di più, ne parleremo dopo. Insieme a me Giacomo Vezzani. Buonasera, buonasera a tutto il pubblico. Una gara molto importante questa, perché è cresciuta nel tempo, partita da una gara nazionale, ormai 15 anni di storia, arrivata ormai per il secondo anno consecutivo alla classifica 1.1 nel mondo professionistico donne. Sì, esatto, a momenti poi vi faremo vedere anche quelle che sono state ovviamente le immagini, perché la corsa è già partita da più di un'ora esattamente. Ricordiamo, la corsa è partita come detto da più di un'ora, purtroppo già come è iniziata a piovere da un po' di tempo. È iniziata a piovere proprio in questi momenti e è stato bello fino a poco prima della partenza, poco prima della diretta, e questo sicuramente porterà anche a far diventare un percorso che all'inizio sembra anche molto semplice, perché si fa 5 giri piani, poi 2 con la salita della fortezza. Sembrava un percorso abbastanza semplice da un certo punto di vista altimetrico, ma con la pioggia cambia tutto. Alla partenza un grande parterre, perché arriva questa corsa dopo 24 ore dalle strade bianche e abbiamo una delle protagoniste, Giacomo, perché oggi c'è la maglia della campionessa italiana, quella Elisa Longoborghini, che tanto ci ha fatto divertire ieri. Assolutamente, ieri grandissima gara da parte di Elisa Longoborghini, che si è arresa solamente a un'ancora più straordinaria Lotte Kopecky, quindi sicuramente oggi sarà qui anche per riscattarsi o forse per dare anche una mano alla sua compagna di squadra Realini, che l'anno scorso ha proprio vinto su questo percorso. Quindi sarà interessante vedere come la Lidl Trek, che è la squadra più adatta a vincere questa competizione quest'oggi con il parterre che ha, vedremo se rilascerà nuovamente alla Realini la vittoria oppure sarà qualcun altro, se non la stessa Longoborghini. Sì, esatto, perché le formazioni al via sono 30, però tantissime formazioni. Cioè, ad esempio c'è la Marta Lack, che negli ultimi anni ha fatto molto bene, è arrivata sul podio l'anno scorso ad esempio quarta, però come dicevi Giacomo prima, è un percorso molto difficile da interpretare, perché tutto si muoverà quando si arriverà sulla salita della fortezza. L'aggiornamento è che mancano 3 giri alla conclusione, quando passeranno sotto il traguardo andranno a fare per la prima volta la salita della fortezza, e lì probabilmente avremo un'altra modifica. Sì, sicuramente, hai detto, la salita della fortezza non è impegnativissima, perché l'abbiamo vista più volte anche nelle gare che caratterizzano un po' il nostro territorio, e comunque è una salita fattibilissima. Però è anche vero che arrivata dopo 5 giri in pianura, con l'acqua soprattutto, l'anno scorso ci ha fatto vedere la coppia Spratt e Realini, che sono riusciti anche a fare selezione, arrivare all'arrivo. E negli anni passati invece abbiamo avuto l'occasione di vedere anche gruppi che si ricompattavano, quindi una corsa molto aperta e che speriamo, insomma, come in tutti questi anni, ci regali delle emozioni. Sì, esatto, quelle che state vedendo sono le immagini registrate, come vedete non pioveva, purtroppo poi quando entreremo anche in diretta vi faremo vedere. Stiamo vedendo la presentazione delle varie formazioni, abbiamo detto 30 al via, e tra l'altro ci sono 5 formazioni di riferimento del World Tour, come detto la Lidl Trek, come detto c'è anche la UAE, quindi possiamo dire che veramente queste 5 formazioni potrebbero essere viste come favorite, però non si sa mai, Giacomo. No, non si sa mai, anche perché appunto, ripeto, la squadra da battere è sempre in questo caso la Lidl Trek, che ha portato un parterre incredibile.
però anche la presenza di queste altre squadre che fanno parte del World Tour a dimostrazione del fatto che questa gara sta diventando sempre più interessante anche per le atlete, soprattutto anche extracontinentali, perché abbiamo squadre anche americane, abbiamo nazionale americana, abbiamo una squadra canadese, squadre tedesche, francesi, uzbeche, quindi insomma tantissime squadre che hanno preso il via quest'oggi, e sicuramente sarà anche da fare un'interpretazione molto diversa e molto più ampia, perché magari un attacco con più squadre, anche di quelle World Tour che abbiamo citato prima, si mettano d'accordo per far fronte comune contro lo squadrone di riferimento, potrebbero regalarci una corsa interessante. Sì, esatto, perché tutti sappiamo, no, del fatto che la Lidl Trek è possibilmente la squadra detentrice del titolo di trofeo Renauro, con l'anno scorso la grandissima vittoria in parata, l'arrivo in parata della Sprat con Gaia Realini che vinsero, però c'è questa oggi anche la Elisa Longoborghini, come detto, però ci sono anche tante altre formazioni, c'è la Cofidis con l'Alzini che l'anno scorso ha fatto tanto bene, addirittura arrivando sul podio, c'è la LAC, come detto, c'è la UAE con Silvia Persico, quindi è tutto da vedere. Come potete vedere invece dalle immagini registrate, quelle della prima ora di corsa, gruppo che ha marciato compatto con qualche tentativo, eccolo qui uno dei primi tentativi che è stato fatto, si trattava dell'atleta del team Komuji Grand Est, l'atleta con il dorsale 134, Eliska Kvaniskova, che aveva provato. Questi tentativi sono ovviamente chiari per chi non ha magari qualcuno che può puntare ad andare via in salita, no Giacomo? Sì, sicuramente sono tentativi per anticipare l'arrivo della salita, in questo caso è stata un po' sfortunata perché nessuno gli è andato dietro, e quindi ha un'azione in solitaria con un gruppo di più di 100 partenti, diventa molto difficile come azione. E soprattutto anche perché le squadre, come vediamo dietro in testa in questo momento la UAE con la Lidl Trek, l'Education First, che sono quelle squadre che si diceva prima facenti parte di World Tour, sono molto organizzate e vorranno tenere la corsa chiusa il più possibile fino ai piedi della salita. Ma c'è da stare attenti soprattutto fra le due salite, quindi quando ci sarà la discesa dalla prima volta della fortezza per arrivare poi alla seconda, che lì si potrebbe anche decidere la corsa ancor prima di decidersi in salita. Sì, esatto, l'anno scorso la corsa fu un po' messa sui binari già prima della prima volta della salita, perché c'era un'azione anche lì in quel momento fuori, poi tra la Buxted e la Chapman che lavorarono tantissimo in aiuto di quelle che poi furono gli attacchi di Gaia Realini e di Amanda Spratt, poi venne via questo tentativo. Ora si è alzato anche il vento oltre alla pioggia, se cala così bisogna stare attenti anche ai ventagli, no? C'è da stare molto attenti, l'arrivo è in questo momento vento a favore, quindi sicuramente la parte che li riporterà verso il traguardo sarà una parte dove il vento invece sarà contro, se non anche laterale, quindi tirando forte come sta tirando adesso potrebbe essere problematico per poter arrivare poi all'arrivo. Allora, ecco, queste sono le immagini, era uscita anche un'altra atleta all'inseguimento, si trattava dell'atleta della ASK2 Women, intanto siamo tornati in studio perché siamo con le immagini in diretta e sta piovendo ovviamente con le immagini della corsa, e sono sempre le stesse atlete che veramente adesso andranno a affrontare la fortezza. Questo è il momento, il vantaggio delle due atlete al comando è di 1 minuto e 32, ci viene segnalato, quindi un buon margine, Giacomo. Un buon margine, anche perché 1 minuto e 32 con queste condizioni, bisognerà vedere poi il gruppo come riuscirà a organizzarsi per andare a riprendere, e soprattutto davanti, come dicevamo prima, in questo momento c'è una componente dell'Education First che è una di quei top team che hanno preso il via quest'oggi, e con il numero 136, con il dorsale 136 abbiamo visto l'atleta del team Komuji Grand Est Yapura Plaza Annabel, insieme a lei la Becky Corin che è l'atleta dell'Education First. Questa potrebbe essere un'azione interessante prima di arrivare all'attacco della salita, perché con il vantaggio di 1 minuto e mezzo potrebbe essere interessante vedere anche come decideranno di gestire da dietro questo vantaggio. Sì, anche perché come abbiamo detto il vantaggio supera il 1 minuto e mezzo, quindi bisognerà un po' capire
Bisogna vedere anche perché davanti c'è una di quelle formazioni del World Tour, la Education First, dietro bisogna un po' capire tutta la situazione, quello che sarà per la Lidl, per la formazione di Marta Lack anche, però attraccare così, ti dico subito, ce la fanno secondo te due atlete attraccando con 1.32, con un gruppo che va regolare e non fa magari non va a scatti praticamente? Ma allora, arrivare all'arrivo è ancora tutto molto difficile da poter accertare. Sicuramente questo vantaggio gli permetterà di affrontare la prima volta della salita senza particolari preoccupazioni e quindi di conseguenza arrivare poi all'attacco della seconda volta della fortezza, dove però lì bisognerà vedere il gruppo come deciderà di affrontare l'ascesa. Anche nella prima tornata potrebbe essere che qualcuno, qualche squadra interessato a fare un po' di selezione possa decidere di prenderla molto più forte e quindi ridurre sicuramente il vantaggio ma eliminare tante pretendenti. Sì, anche perché ora il vantaggio è già un po' leggermente sceso, perché da 1.32 il vantaggio è sceso a 1 minuto e 25 secondi. Questo vuol dire che da dietro qualcuno si è già messo a lavorare, come detto ci sono tante formazioni da tenere sott'occhio. Sicuramente però la Education First ha voluto prendere, non ha voluto rischiare quello che poteva succedere. Prima della gara abbiamo anche fatto delle interviste a delle possibili ovviamente protagoniste di quest'oggi. Intanto sotto il traguardo è passato alla macchina dell'inizio gara, perché le atlete che state vedendo al comando ormai da diversi chilometri transiteranno praticamente verso il traguardo, stanno tornando quindi verso quello che è il passaggio, e quindi poi si andrà ad affrontare la salita della fortezza. Giacomo, quanto bisognerà avere di vantaggio, di margine minimo, per riuscire almeno ad arrivare in cima sempre davanti per queste due atlete? Dipende anche un po' dalle caratteristiche delle atlete. Se mantengano un vantaggio di 1.5 minuti e riescano a fare l'ascesa a una velocità, non dico come il gruppo, ma poco meno, ricordiamo la fortezza è una salita abbastanza pedalabile, molto pedalabile, quindi potrebbe anche essere interessante con un vantaggio del genere vedere poi come si svolgerà dalla vetta, dal GPM della fortezza fino all'arrivo. Quindi potrebbe anche essere un vantaggio idoneo per poter iniziare a sperare nella vittoria. Sì, anche perché facendo così la Education First si è messa nella posizione che non deve sacrificare nessuna per tirare, per andare a chiudere come succedeva anche l'anno scorso, cioè può stare a ruota e nel momento in cui può provare anche a fare la sua corsa, giusto Giacomo? Assolutamente, ma non dimentichiamoci anche di altre formazioni, per dire ad esempio la Human Power Delt, che vede nelle sue fila sia Katia Ragusa, seconda l'anno scorso alla Parigi-Roubaix, e Silvia Zanardi, che comunque è una ruota abbastanza veloce, quindi non aspettiamoci solamente un finale che possa terminare con un'azione in solitaria come ci hanno abituato l'anno scorso le ragazze della Lidl Trek, ma come è successo anche negli anni passati, eventualmente anche degli arrivi a ranghi compatti, perché è una gara che si presta molto a diverse interpretazioni e più delle volte sono arrivate in volata, anche perché dalla fine della discesa all'arrivo c'è ancora un po' di strada da fare. Sì, in effetti è una corsa che da quando è nata si è visto tantissimi arrivi in volata, e dobbiamo dire che si sono già immessi sul lungomare che porterà qui sotto il traguardo per il passaggio, perché il cartello indicherà due giri alla conclusione, quindi si andrà subito ad affrontare la fortezza. Vedremo anche dall'arrivo ovviamente quello che sarà la situazione alle spalle delle due atlete che sono al comando da diversi chilometri, che le stiamo provvedendo. Ora a fare l'andatura è Corinne Labecchi della formazione di Education First, e anche il vantaggio probabilmente sotto il traguardo per capire quanto ha recuperato il gruppo, che sta, ci dicono, marciando molto velocemente, Giacomo. Sì, il gruppo sta inseguendo, non vuole lasciare tanto spazio. Un'altra squadra che potrebbe essere molto interessata ad un arrivo
anche di un gruppo ristretto, non per forza ranghi compatti, è la stessa Cofidis Women Team, perché vede comunque nelle sue file una Martina Alzini molto veloce su un arrivo a ranghi compatti, e poi anche Coston Morgan, che comunque è un atleta che potrebbe essere interessante a vedere anche in salita in questo caso. Sì, però, sì, assolutamente. Un arrivo anche a ranghi compatti, ma anche un arrivo ristretto, non è detto per forza arrivino tutte insieme, sono tante squadre che potrebbero dire la loro. Sì, assolutamente. Eccole qui le immagini da dietro, vediamo che il gruppo che sta facendo il ritmo, arrivano le maglie della Lidl Trek davanti, sono in fila indiana adesso, doppia fila per le atlete. La Lidl Trek è una delle formazioni, come detto, ma arriva anche la UAE, e come abbiamo detto, no? Sono le formazioni di riferimento che adesso fanno il ritmo e provano ad andare a riprendere la situazione. Sì, anche perché comunque, ricordiamolo, ci sono 29-30 squadre che hanno preso via quest'oggi, di cui 7 sono italiane e 22 sono straniere, tra cui anche quelle facenti parte del World Tour. Però sicuramente loro sono più organizzate a prendere in mano la situazione con un'azione di questo modo, con due atlete al comando, quindi anche molto gestibili da parte del gruppo. Infatti li vediamo in fila su due file, la Lidl Trek sulla sinistra e la 1X invece sulla destra, e stanno cercando di mantenere il vantaggio comunque contenuto, perché la gara ancora, diciamoci la verità, è tutta molto aperta fin quando non arriveremo alla prima volta l'imbocco della fortezza, non riusciremo a capire effettivamente quali sono le intenzioni delle squadre. Sì, esatto. Abbiamo visto anche che la tattica non è cambiata da parte, è passato ora intanto il gruppo. E dicevamo che la formazione della Lidl Trek sta usando la stessa identica tattica dell'anno scorso, ovvero hanno lasciato andare. Il ritardo intanto ci viene comunicato dallo speaker, che oggi è Rigamonti, il ritardo che è sceso 1:02 praticamente, 1:02 il ritardo del gruppo, 1:02, quindi Giacomo stanno marciando, le immagini che vediamo ce lo dicono, e abbiamo avuto anche il resoconto per quello che riguarda ovviamente anche il cronometro. Sicuramente vogliono arrivare all'inizio della salita tutte insieme per poter fare come l'anno scorso, perlomeno questo la Lidl Trek, ma anche le altre formazioni sembrano avere la stessa intenzione, vogliono arrivare in cima all'imbocco della salita per iniziare a fare un po' di selezione, anche perché la discesa della fortezza non è così semplice, è molto tecnica, e soprattutto con la strada bagnata c'è da stare attenti non solo alla selezione in salita, ma anche nella discesa. Sì, assolutamente, la discesa è un tratto tecnico in cui bisogna veramente stare molto molto attenti, e l'andatura è ora in questo momento, arrivano proprio le maglie della Trek, della Lidl Trek, a fare il ritmo, accanto a loro quelle della 1X, era Rebecca Körner che sta facendo l'andatura, adesso invece dall'altra parte è la Brody Chapman, praticamente la stessa situazione dell'anno scorso, Giacomo, perché la Chapman era stata insieme alla Buxted, con lei che aveva lavorato in precedenza, e la Elisa Longo Borghini in terza posizione. Ti aspetti un attacco della Longo? Dopo quello che abbiamo visto ieri, sicuramente ci aspettiamo tutti che possa provare e che possa arrivare all'arrivo, però si vede anche già uno schieramento della squadra, dove si vede appunto, si è visto la Chapman davanti, alle sue spalle c'era la Spratt, poi la Longo Borghini e la Rialini, quindi sicuramente coloro che faranno la corsa sono Longo, Borghini e Rialini per andare a vedere di puntare al bis. Però ho detto, bisogna capire anche le gambe di quell'atleta, perché non dimentichiamoci che siamo sempre a marzo, la stagione è iniziata adesso, quindi anche gli stati di forma non sono quelli che possono essere eventualmente a maggio, e di conseguenza anche chi ha svolto più gare è un pochino più avvantaggiato, però anche chi ne ha corse troppe, o comunque chi ha corso ieri, perché tante delle atlete che sono presenti oggi a questa gara sono reduci anche delle strade bianche, e quindi bisogna fare i conti anche un po' con la stanchezza. Il tempo sicuramente non aiuta in questo caso, perché la pioggia non aiuta a levarsi di dosso quelle che possono essere le fatiche del giorno prima, e quindi sarà molto interessante da vedere come se la gestiranno. Però come vediamo sono sempre i soliti team in questo momento, sempre la UAE, sempre la 1X, si porta adesso davanti anche un'altra squadra per cercare di avere
una visibilità maggiore, ma anche per portare davanti le proprie atlete, ed era proprio la Laboral Foundation Euskadi che comunque nelle sue fila vede una Quagliotto che quest'anno è partita molto bene e soprattutto una San Sebastian che comunque ha dimostrato di avere anche lei un'ottima gamba quest'anno, ma anche l'anno scorso. Sì, assolutamente, la Anne Santesteban è una delle atlete di riferimento di questa formazione della Laboral Kuzka Foundation Euskadi, quindi anche loro arrivano, ci si avvicina sempre di più alla salita, e mentre ci si avvicina alla salita l'idea è quella. La tattica, come detto, della Lidl non è cambiata, sicuramente la Longo Borghini avrà avuto un po' di scorie da quelle che sono l'anno scorso, quest'anno non sono un blocco come quella di quest'anno, però vediamo adesso, abbiamo anche le immagini, lo schieramento delle tre formazioni. Alla sinistra vediamo la Lidl Trek della Longo Borghini, della Gaia Realini, al centro invece la 1X Mobility e sulla destra adesso si fa spazio la formazione, come detto prima da te Giacomo, della Laboral Kuzka Foundation Euskadi, quella della Quagliotto e dalla Santesteban. Quindi queste sono le tre formazioni. Ultimo rilevamento, perché non l'abbiamo detto, stanno recuperando 58 secondi. Difficile ripetere ovviamente la stessa azione dell'anno scorso, no? Cioè partire dall'inizio della salita e andare via, però c'è la possibilità anche questa. Allora, forse quest'anno è ancora più possibile dell'anno scorso se guardiamo un fattore meteo, perché come ti dicevo prima, la discesa sicuramente non è semplice, è molto impegnativa, l'acqua farà sicuramente la sua parte, però voglio tenermi una finestra aperta, perché secondo me quest'anno c'è molta più qualità rispetto all'anno scorso e quindi sarà molto più difficile poter arrivare a ripetersi in maniera plateale, poi glielo auguriamo sicuramente, quello glielo auguriamo, però ci sarà molta più lotta e molta più difficoltà appunto di un'azione in solitaria se non a due. Sì, esatto, a momenti gireremo per quello che sarà e inizieremo a salire verso la fortezza. Non è una salita che inizia subito duro, perché ci sarà un tratto che tende a salire ma leggermente, poi si svolta a destra e da lì la salita si fa più dura. È una salita, eccolo qui, adesso si va verso la fortezza, qui la strada tende a salire leggermente, ancora non è una salita così impegnativa, è una salita, possiamo dire, anche di riferimento, perché in questo territorio viene affrontato da diverse versanti, viene affrontato ad esempio al trofeo Buffoni, viene affrontato anche un'altra gara che è importante, quella del 25 di aprile ovviamente a Turano, quindi sono possiamo dire è la salita di riferimento qui, no? Sì, qui è praticamente la salita, esatto. Non esistano altre, chi viene da queste parti e viene a correre quando c'è effettivamente una gara importante, si fa sempre riferimento alla salita della fortezza, perché è diventato ormai un must have nelle proprie gare e quindi di conseguenza bisogna per forza affrontarla, perché siamo abituati a vedere gare appunto dove si tende a mettere salite lunghe, impegnative, dure per far selezione, per creare soprattutto spettacolo. Però la storia ci insegna, soprattutto quella delle gare organizzate su questo territorio e con questa salita, che lo spettacolo viene fuori e tutte le volte c'è un responso diverso. Adesso abbiamo questa situazione con le due atlete al comando che sembrano comunque un po' aver alleggerito quella che è la loro pedalata. Ora è vero che la strada un po' sale, però già nelle immagini prima avevamo visto un po' di difficoltà rispetto a quello che era l'andamento del gruppo. Sì, anche perché abbiamo appena sentito del vantaggio delle due fuggitive, il vantaggio è sceso 23 secondi per le due atlete, davanti era veramente la Laboral Kuzka, 15 secondi, ancora non siamo nel pezzo più duro della salita, molto molto difficile, la pedalata dell'atleta della formazione della Kamuji è molto stanca, ovvero la vediamo la Yapura che sembra essere molto stanca, e però qui le forze iniziano a essere, perché da tanti chilometri già sono fuori. Ecco, loro sono veramente da tanti chilometri fuori, il gruppo lo vediamo già alle loro spalle, ormai questo tentativo di fuga si va a estinguere a breve, soprattutto quando la salita inizierà a farsi più dura, saranno già state riprese dal folto del gruppo e sarà interessante capire
come vorranno gestirla le atlete che puntano un po' a questa gara, anche perché prima si diceva che è una gara che può essere fattibile per tutte le caratteristiche, quindi scalatori, velocisti e quant'altro, anche perché abbiamo visto la Longoborghini, noi oggi stiamo dicendo che la potrebbe vincere, ma in realtà l'ha già vinta questa gara in altre edizioni, quando ancora non era la gara con l'importanza di adesso, però già l'aveva vinta. Abbiamo visto appunto anche tante velociste, quindi bisognerà capire tutto come verrà gestita la salita, ma soprattutto la discesa, e vedere appunto quello che sarà l'esito. Intanto l'atleta dell'Education First cerca di allungare nel pezzo più Corin duro. Lebecchi cerca di allungare nel pezzo dove inizia veramente a salire, le fattezze insomma ce lo dimostravano che era più un atleta da salita, e vedremo se riuscirà a mantenere un vantaggio sul gruppo. Sì, assolutamente, è iniziato il pezzo duro quando abbiamo svoltato su quel monticino verso a destra, la Lebecchi prova, ma sono le atlete della Lidl Trek, le atlete della Longoborghini, della Realini, la vincitrice dell'anno scorso, sono già in fila. Prima posizione dovrebbe essere la Chapman e poi c'è la Longoborghini in terza posizione, pronte probabilmente a lanciare un possibile attacco. Vedremo, potrebbe essere Chapman, potrebbe essere la Spratt, l'atleta al comando. Si è spostata letteralmente la formazione della Cuxa, la Laboral Cuxa Foundation Euskadi, ormai è lì, l'hanno ripresa, Giacomo. È un altro passo rispetto a Corin Lebecchi, e sicuramente quando arriveremo in cima alla salita si riparlerà nuovamente di gruppo compatto, anche se adesso le maglie della UAE che probabilmente... Non abbiamo detto niente della Persico, di Silvia. Infatti, dicevo, le maglie della UAE che stanno arrivando davanti proprio per, si presume, Silvia Persico, e comunque ha dimostrato di avere una gran gamba e che questo percorso insomma potrebbe andare molto a genio all'atleta della UAE. Credo che la Realini in seconda posizione, la Longoborghini in terza posizione, si sta muovendo la Lidl Trek, ripresa adesso forcing netto della formazione della Lidl Trek, sono loro, lo avevamo detto Giacomo, sono la formazione di riferimento, stanno lavorando veramente bene, come l'anno scorso, forse anche meglio. A livello di organizzazione non c'è da insegnargli niente, no, una squadra come questa e quello che si diceva quando siamo entrati in diretta si sta avverando, ovvero che la Trek, io vedo dietro, si stanno staccando in tanti. Infatti quello stavo dicendo, che stanno cercando di fare subito selezione per rimanere il meno possibile, perché temono anche gli altri squadroni, non se la sentano di aspettare e vogliono subito fare una prima scrematura, e sarà molto difficile rientrare dopo questa azione perché le gambe saranno molto dure e il percorso non lo permetterà molto. No, assolutamente, vediamo che si portano comunque anche le maglie della UAE, mi sembrano sono due maglie della UAE, vediamo un po' quello che succederà. Stiamo vedendo ancora il ritmo della Lidl Trek con la Longoborghini, che mi sembra, nonostante le scorie di ieri, sta pedalando veramente molto molto bene. Sembra un po' la quiete prima della tempesta, il momento in cui tutto può esplodere, perché c'è stata una grande selezione in questo momento. Una grandissima selezione, saranno rimaste indicativamente una quarantina di atlete ormai in gruppo, e la Chapman sta facendo veramente una natura forsennata. Attenzione che c'è un attacco in questo momento della Education First, e alla sua ruota subito un atleta della UAE, poi la Realini in terza che prontamente si riporta sotto. Gruppo allungatissimo, vogliono fare veramente selezione gli squadroni per cercare di limitare al lumicino quelle che possono essere le possibilità di tante altre atlete che magari da outsider potrebbero cercare di andare a mettere i bastoni fra le ruote alle atlete più blasonate. Comunque una bellissima azione, una bellissima gara quella che sta venendo fuori, perché tutti si aspettavano, come è successo anche negli anni passati, delle azioni proprio sull'ultima tornata e sull'ultima salita. E guarda, guarda chi risale in testa, sale Elisa Longoborghini che sta risalendo, ed è lei a scandire il ritmo, la maglia della campionessa nazionale, seconda ieri alle Strade Bianche dietro alla campionessa del mondo. E guarda
guarda che ritmo, l'ha messa tutta in fila indiana, adesso grande ritmo della Longoborghini, probabilmente per a questo punto lavorare per Gaia Realini. Sicuramente Gaia Realini a questo punto si riconferma la capitana della Lidl Trek, perché questa azione della Longoborghini sicuramente va ad aiutare quelle che sono le aspettative della squadra. Ma attenzione, perché nonostante il forte gruppo, il forte sforzo della Longoborghini, comunque sono rimaste una quindicina di atlete e quindi potrebbero arrivare anche all'imbocco della prossima salita e giocarsi tutto su quello che è l'ultima ascesa della fortezza. E continua ancora Longoborghini, nonostante la corsa di ieri che l'ha vista molto protagonista fino all'arrivo, battuta solo da una grandissima Lotte Kopecky, in questo momento ancora a fare l'andatura, si sta sgretolando sempre di più il gruppo. Sì, anche perché mi sa che non sono rimaste, forse arriveranno in cima in 10, ma se ci arrivano, perché sta veramente facendo un grande ritmo, mi sembra che questo trappello, se va così, se collaborano, possono andare alla fine. La sforzo, quindi la tattica della Lidl Trek potrebbe essere quella di far lavorare la Longoborghini per piazzare il colpo decisivo con Gaia Realini alla prossima tornata della salita della fortezza. Possiamo dire che organizzativamente parlando non dobbiamo insegnare niente veramente alla Lidl Trek, perché ha mosso prima la Chapman, poi la Spratt, adesso la Longoborghini. Assolutamente no, comunque attenzione, perché i fari di punta delle squadre più importanti sono tutti lì, sono rimaste in 9 davanti e a breve inizierà la discesa vera e propria della fortezza, e quindi andremo a vedere effettivamente se ci saranno dei ricongiungimenti dalle loro spalle, anche se, come vedi, ti dicevo prima, la discesa è molto difficile, molto tecnica, con la strada bagnata sicuramente non aiuta. E guarda cosa sta succedendo, in 3 davanti, vengono Martina via. Alzini in fondo al gruppo, sta cercando di rientrare, vedremo se ce la farà. Sì, assolutamente, la Longoborghini non si è fermata un attimo, forza ancora l'andatura la campionessa italiana, che quindi sta dando fondo alle tutte le sue forze. Probabilmente non è neanche il terreno favorevole a una come Gaia Realini, vedremo se la Longoborghini. Allora, noi intanto, mentre stanno per affrontare la discesa, vi lasciamo a una pubblicità e delle interviste prima della gara. Parliamo di soldi. Beh, io una soluzione l'ho trovata. Come ho fatto? Semplice. Cambio l'oro che non uso più. Meglio così. Non vi pare? Oro in euro. Cambi subito. Cambi meglio. In oltre 200 gioiellerie moderne di ritiro e vendita, ore preziosi. Trova il punto vendita più vicino su oroineuro.it o chiama il numero verde 800 11 0292. Siamo con Rasa delle Vite della Roma Italia Basso Vaiano, insomma un buon feeling per te in questa gara, hai già fatto qualche piazzamento, insomma oggi ci aspettiamo qualcosa anche da parte tua. Buongiorno, diciamo che quando ho fatto piazzamenti questa gara era stata agosto, che diciamo i miei mesi preferiti, che con freddo io duro un po' più fatica e ho bisogno di correre per trovare la condizione. Diciamo che questa gara è bella, mi piace, solo che sono la terza gara che faccio e mi manca ancora un po' di ritmo rispetto a altre squadre che hanno corso già secondo mese che corrono, però non si sa mai nel ciclismo. Anne Sant'Esteban, insomma, è una prima partecipazione qui al trofeo Oro in Euro, come sta intanto oggi? Dobbiamo aspettare a vedere come sono le gambe, perché ieri abbiamo fatto le strade bianche, una gara molto impegnativa, e vediamo vedere anche come abbiamo recuperato, come sono le gambe, però comunque siamo pronte per la gara di oggi. Ecco, la salita l'hai provata, l'hai vista, ti piace? L'ha fatto questa gara 4 anni fa, mi sa, e mi ricordo che una salita, cioè, che non è tanto ripida, però comunque penso che si adatta molto bene tanto a Nadia Quagliotto come me, e qua siamo per fare il massimo, per cercare anche di fare un bel risultato, e vediamo. Va. Nadia Quagliotto, insomma, un inizio di stagione abbastanza positivo per te, anche oggi con Anna Esteban proverete ovviamente a fare qualche cosa quest'oggi. Sì, l'obiettivo è quello, adesso vediamo soprattutto la Trek cosa vorrà fare in gara. Abbiamo Anne che si attaccheranno in salita, starà con loro, io nel caso in un gruppetto un po' più dietro, e vediamo se riusciamo a giocarci
o con Ane, con le migliori in salita all'arrivo, oppure in un gruppo ristretto. In pianura però questo vento, questo leggero vento potrebbe anche essere un po' insidioso. Sì, certo, adesso vedremo se nella parte in cui ci sarà il vento laterale faranno i ventagli da schermare il gruppo, e è un po' un'incognita come può andare la gara. Alla fine la salita può fare la differenza, può anche arrivare un gruppetto, atlete solitarie e molto aperte. Abbiamo sentito le prime interviste, insomma sicuramente la Laboral quindi ci ha fatto capire, Giacomo, che potrà avere più punte, la Santa Esteban e ovviamente la Quagliotto, che ha avuto un inizio di stagione veramente positivo. Sì, molto positivo, ha già fatto 3 piazzamenti in Spagna e quindi questo la porta a essere una di quelle che potrebbe avere delle possibilità quest'oggi qualora riuscissero ad arrivare in un gruppo ristretto. Ora intanto siamo di nuovo con le immagini in diretta con il gruppo che sembra si stia ricompattando anche se molto allungato, e questo è un po' quello che rimane da quello che dicevamo e che abbiamo sentito anche dalle interviste. La salita non è dura, è pedalabile, però è una salita che è arrivata dopo una fatica come quella di ieri per alcune delle atlete, soprattutto con il tempo che c'è stato, non aiuta a rimanere davanti. Poi dopo il forcing che abbiamo visto è stato veramente difficile. Ecco, sì, infatti vediamo che questo è il gruppo da dietro, no? Perché c'è stata molta selezione, come abbiamo detto. Quindi siamo tornati invece con le immagini sul gruppo davanti, c'è stata tanta selezione. Te l'aspettavi, Giacomo, così tanta selezione sulla prima volta? Da una parte ti direi di sì, perché vedendo appunto il meteo era pensabile, ma non solo il meteo, ma anche vedendo il parterre delle squadre, era pensabile che non si aspettasse proprio l'ultima salita per fare l'azione decisiva, ma si anticipasse un po' i tempi, ed è quello che è successo, è quello che ha fatto la Lidl Trek, che ha creato questa situazione dove sono rimaste 9-10 atlete che adesso dovranno collaborare fino all'attacco della seconda volta alla fortezza, e poi da lì vedremo chi avrà più gamba e riuscirà magari a staccare le altre e arrivare all'arrivo. Allora, cerchiamo anche di farvi la situazione un attimino. Sono 2 le maglie della Lidl Trek, sono la Gaia Realini e Elisa Longoborghini. Sono 2 maglie della UAE, se non sbaglio di aver visto 2 maglie della UAE, poi una maglia della Education First. Appena avremo ovviamente, le avremo a tiro, riusciremo anche a darvi quelle che sono. La Realini è quella che sta facendo adesso l'andatura sul gruppo. Quella che invece vediamo, eccola, Elisa Longoborghini. Sono 2 maglie della Cofidis. Una dovrebbe essere la Martina Alzini. Quella che invece sta chiudendo in questo momento il gruppo è Carlin Swinkels, l'atleta della UAE. Questa è l'atleta della 1X Mobility che sta cercando di rientrare, si tratta di Mink Anderson che sta quasi per rientrare, mentre avevamo detto che a chiudere il gruppo davanti era Carlin Swinkels. Quindi sono 3 atleti della UAE quindi davanti contro 2 maglie della formazione della Trek, della Lidl Trek, poi c'è la maglia della Cofidis che sono in 2 e se rientra anche l'atleta della 1X, però possiamo dire era quasi scontato, no, che queste le formazioni fossero avanti. Era molto scontato, però adesso si apre uno scenario interessante, perché potrebbero fare fronte comune le diverse squadre, e avendo più atlete nella compagine davanti di quello che è rimasto della testa del gruppo, potrebbero anche organizzarsi per scattare a coppia e riuscire a portare via una fuga che magari la sola Longoborghini o la sola Realini non sono in grado di gestire e di tenere sott'occhio. Quindi attenzione a quelle che sono anche le azioni individuali, perché la UAE con 3 atlete potrebbe provare una volta per uno a scattare e quindi a portare via la fuga, così come anche l'atleta della Cofidis. Quindi non è ancora tutto deciso, è tutto ancora molto aperto. Sì, allora della UAE ho visto anche Erika Magnaldi, se non sbaglio. Poi ora in questo momento della Human si tratta di Ruth Edwards, che è lei che vediamo anche nel dettaglio. Poi le andiamo anche piano piano a scorrere quelle che è. C'è anche Silvia Persico, quindi c'è anche la Silvia Persico. Adesso, come detto, ecco Erika Magnaldi che sta facendo l'andatura, mentre della Cofidis è Nicola Novosca. Questa ovviamente sono le atlete un po' al comando. Possiamo dire che la UE è nel momento migliore, perché ne ha 3, c'è la Persico, c'è come detto la Swinkels, c'è la Magnaldi
è una situazione perfetta per loro. Situazione sicuramente buona, perché in questo caso la Persico può rimanere dietro senza tirare, quindi risparmiare l'energia avendo due compagni di squadra che fanno il lavoro sporco in questo caso, cosa che invece non può fare la Trek, perché ha solamente la Longoborghini, anche se comunque la Longoborghini vale a livello di forza per 3 o per 4, però effettivamente è una situazione molto più a vantaggio della UAE in questo momento, e dovrebbero sfruttarla prima dell'attacco nuovamente della salita. Sì, un po' di delusione, lo vediamo dietro, sono le atlete della Laboral, lo dicevamo prima, no? Probabilmente non hanno portato a termine il grande lavoro fatto dalle compagne di squadra in pianura, né la Sant'Esteban né la Quagliotto hanno saputo reggere le ruote quando la Longoborghini ha fatto quello sforzo incredibile. E tutto dipende anche, perché non l'abbiamo visto purtroppo, da come si imbocca la salita, perché imboccare la salita nelle posizioni più dietro con due squadre che in quel momento erano la Lidl Trek da una parte e l'Education First dall'altra, erano a fare l'andatura in salita per fare selezione, e ritrovarsi dietro potrebbe anche comportare di arrivare su un buco creato da qualche atleta e non rimanere davanti. Comunque c'è anche da dire che l'azione fatta su tutta la salita della Lidl Trek è stata veramente prorompente, quindi anche rimanere lì vuol dire avere tanta gamba, e se siamo stanchi diventa molto difficile. Sì, in effetti è proprio così, però dietro vediamo che la Laura sta cercando di recuperare la situazione. Non è facile, perché chiaramente davanti non si fermano, e adesso tra l'altro girano tutte, non ce n'è una che si sta risparmiando. Questo sarà un po' difficile, perché quando si tira tutte così dietro un atleta sola non sarà assolutamente facile. L'atleta dell'Education First, la vediamo, si tratta di Kim Katzdow, si tratta di lei, l'atleta dell'Education First, quindi abbiamo la composizione del drappello al comando, però in questo momento sono la Lidl Trek e la UAE messe meglio. È un po' difficile anche tirare un po' ad indovinare quello che sarà la tattica delle varie formazioni. La UAE ha diverse carte, la Persico è una, non era l'Alsini non è riuscita a rientrare perché Julie Bego, l'atleta francese della Cofidis, che è rimasta in avanti, però anche loro comunque con due atlete possono fare bene. Tutto molto aperto, comunque se continuano ad andare così di comune accordo sarà sicuramente difficile per queste atlete dietro poter rientrare, nonostante il grande sforzo. È rimasta fuori anche la Citizen della LAC, che comunque aveva fatto una grande prova nelle edizioni scorse, piazzandosi una volta seconda, una volta quarta, e questa volta invece è rimasta fuori dall'azione principale. Però se continua ad andare di comune accordo davanti, si arriverà nuovamente all'imbocco della salita. Io sinceramente, fossi la UAE con un vantaggio, comunque non è impossibile da recuperare, ma non è neanche così poco, io avrei giocato in un altro modo le mie carte e avrei provato a delle azioni in solitaria per vedere di riuscire a portare via magari un gruppetto di 2-3 atlete e far sfiancare così quelle che rimangono su questo grappello. Intanto anche la Realini in prima persona si porta davanti a fare l'andatura per portare via questo attacco. Allora, intanto la LAC era dietro, l'abbiamo vista, e noi prima del passaggio vi lasciamo a un'altra intervista che abbiamo fatto prima della partenza. Lovina Ukpeseraye, the Nigerian to the Team Canyon, the difficult race today to interpret every today, you will have to be careful of the various pinfall. Yeah. It's my first race with the team, and I'm really happy to be with the Canyon SRAM team. And I think I'm going to do my best. The first race for the Team Canyon? The first race for the Team Canyon SRAM team. I'm super excited because it's not really easy to be with the Canyon team, but I'm really super excited to be with the team.
Silvia Persico, insomma, questo trofeo Renero regala sempre tante incognite, no? Specialmente per il finale. Oggi forse anche un po' il tempo, perché con questo vento può esserci qualche insidia. Ma sì, quello sicuramente, diciamo che ogni anno qui è una gara un po' diversa, sicuramente l'ascesa della fortezza per due volte credo che magari possa fare già la differenza, però credo che anche nei giri sotto bisogna fare attenzione, anche magari comunque ci sono tante squadre, poi abbiamo corso anche ieri le strade bianche, quindi vediamo un po' come starà oggi. Katia Ragusa, insomma, qui al Scala a trofeo Oro in Euro, ti aspettiamo tra le protagoniste ovviamente nel finale, anche se però con due volte la fortezza ci sarà da stare attento chi proverà a forzare la situazione. Sì, sicuramente oggi sarà una gara molto dura e attiva, penso, e esattamente con due volte nel finale la fortezza, che è una salita impegnativa, ci sarà sicuramente qualche team che prenderà in mano le operazioni e che vorrà fare il forcing. Vediamo magari di anticipare, di inventarsi qualcosa e vedremo come andrà. Abbiamo sentito le parole alcune dei protagonisti, tra l'altro un po' quella che è diventato il trofeo Oro e Nero, perché abbiamo visto ad esempio le parole di Lovina Uxfebraiese, l'atleta della Canyon SRAM Generation, che tra l'altro ha voluto dire, no, della sua felicità, è la quarta gara con la formazione della Canyon, veramente ha detto di essere molto contenta anche di questa esperienza che la Canyon gli sta facendo fare, tra l'altro atleta africana, e ricordiamo che i mondiali poi arriveranno anche lì, Giacomo. Sì, arriveranno anche lì nel 2025 in Ruanda, mi pare, giusto? Esatto. Quindi sarà sicuramente un'esportazione di ciclismo anche in questi paesi che comunque negli ultimi anni ci hanno regalato diversi corridori importanti e interessanti, perché si è allargata molto anche l'interesse del ciclismo nella parte africana, insomma, anche con azioni fatte dai veri e propri marchi di biciclette, mi viene in mente anche quello che fa proprio la Trek, e quindi diventa interessante anche l'apertura mentale sportiva verso determinate situazioni. Sì, esatto, intanto siamo con il gruppo che sta inseguendo la testa della corsa, sono 10, dovrebbe essere 10 atlete al comando, con questo gruppo che comprende anche Marta Lack, l'avevamo vista prima in fondo, ha un buon feeling con questa corsa, però quest'oggi probabilmente, intanto l'inizio gara è arrivato in questo momento sotto il traguardo, quindi a momenti sotto il traguardo vedremo il passaggio delle atlete che sono davanti. Giacomo, ora sulla prossima ascesa della fortezza si vedrà chi avrà le gambe e le idee anche delle formazioni. Vedendo come è andata la prima ascesa, quella che avverrà adesso sarà sicuramente quella decisiva, però bisogna anche capire che chi è rimasto davanti non è così facilmente staccabile, bisogna che ci sia un'azione vera e propria, però ripeto, sono tante le compagini interessate con più di un atleta all'interno. La Cofidis ha due atlete, la UAE ce n'ha tre, la Trek sì, sono in due, però sarà molto difficile andare via e cercare di portare l'azione a essere un'azione interessante, e quindi sarà molto combattuta fino alla fine. Potrebbe succedere che rimanga davanti un atleta della Trek, un atleta della UAE, allora dietro c'è ostruzione nell'inseguimento e quindi potrebbero arrivare all'arrivo, però rimane tutto molto aperto. Intanto è Nadia Quagliotto che sta lavorando per la Sant Esteban, e poi anche la Marta Jaluska, che stanno provando le due formazioni rimaste fuori, no? L'abbiamo detto molte volte, eccolo lì la Sant Esteban che sta a ruota della Quagliotto, eccole qui che sono passate in questo momento. Noi abbiamo fatto partire anche il nostro cronometro per capire il vantaggio quando le vedremo passare sotto qui davanti a noi, vantaggio che non è larghissimo, però si ritorna lì, sono due atlete contro 10 che stanno facendo sì, davanti stanno andando comunque di comune accordo. Ho visto molto l'atleta della UAE, la Caroline
su Inkels, sulle retrovie non l'ho vista dare un cambio, c'è da capire se è perché è designata a fare la gara oppure se è solamente stanchezza, però sarà molto difficile, secondo me quasi impossibile ormai andare a riprenderle, soprattutto perché quando imboccheranno l'ultima volta la salita riapriranno gas e quindi sarà difficile poter rientrare, però sarà, ripeto, interessante vedere quello che succederà non tanto in salita quanto subito dopo la discesa. Sì, anche perché abbiamo preso il tempo e qui sotto il traguardo al passaggio c'era il vantaggio di 26 secondi praticamente per il drappello in fuga sulle inseguitrici che erano tirate in quel momento, come abbiamo detto, dalla Quaiotto per la Laboral e della Gialusca per la formazione della Ceraiz, la formazione ovviamente di Marta Lac, che sarà l'atleta ed è l'atleta su cui probabilmente punteranno. Anche l'anno scorso era rimasta fuori dal tentativo davanti, aveva provato più volte, poi si era sganciata nel finale. Qui sta passando un altro gruppo tirato dalle atlete statunitensi che stanno provando. A me sembra che sia stata comunque fatta tanta selezione per tutte quelle che sono partite. È stata fatta molta selezione, però tante atlete ancora in gara. E è stato bello anche vedere appunto così tanta pluralità per quanto riguarda le nazionalità di questa gara, perché avere anche la nazionale americana, se non le atlete canadesi, team tedeschi, belgi, olandesi, dimostra che comunque l'oro in euro sta diventando effettivamente una gara interessante anche a livello, perché poi non dimentichiamocelo, è più anche un discorso di livello di punteggi che poi vengano dati per il ranking mondiale, e questo ha portato ad avere anche molto più interesse da parte delle atlete di tutto il mondo. Sarà molto difficile, come si diceva prima, ormai per il terzo gruppo sicuramente rientrare sul secondo, però salvo che adesso non inizino gli screzzi fra le atlete in testa e sembra che già qualcuno ci sia per i cambi, sarà molto difficile recuperare questi 26 secondi che le dividono dalle inseguitrici. Sì, allora stiamo vedendo che davanti viaggiano molto bene, tra l'altro per i colori azzurri possiamo ritenerci molto soddisfatte, perché abbiamo diverse atlete, abbiamo sì la Longoborghini, abbiamo sì Gaia Realini vincitrice dello scorso anno, però abbiamo anche Silvia Persico per dirne una, abbiamo un'altra Erika Magnaldi che tra l'altro sempre della UAE, quindi per noi, anche se Nadia Quaiotto è rimasta fuori e sta lavorando in questo momento per la Sant'Esteban per rientrare, tra l'altro è una ottima scalatrice la Sant'Esteban. Già la Sant'Esteban è una grande scalatrice, l'ha dimostrato anche quest'anno nella tappa della Vuelta del Sol, però ripeto, probabilmente è rimasta dietro quando c'è stato l'imbocco vero della salita della fortezza, e questo purtroppo gli ha provocato di rimanere nella seconda parte del gruppo. Ottimo il lavoro della Quagliotto che stava cercando di rientrare, ancora non si arrendano le atlete della Laboral che stanno cercando di provare a rientrare, però come si diceva prima l'organizzazione di questi team, soprattutto quella di Dol Trek, è assoluta, infatti dietro le compagne che erano rimaste erano lì a rompere i cambi. Sì, si è mossa Marta Lac in questo momento, Marta Lac che prova ad uscire, eccola qui l'atleta, l'avevamo detto, è rimasta fuori più volte, piazzata a questa gara, Marta Lac è uscita in questo momento, l'atleta polacca che sta provando, visto che da dietro non si trovava l'accordo, dice provo da sola, difficile, il distacco è 28 secondi, quindi si parte già con un distacco importante per la LAC, 28 secondi da arginare, da provare a riprendere il gruppo di testa che viaggia in doppia fila con, come detto, due atlete della formazione della Cofidis, due della Lidl Trek, tre della formazione della UAE, poi ci sono anche altre atlete sulla testa con altre formazioni, quindi per la LAC non sarà assolutamente facile riuscire a colmare questi 28 secondi, deve riuscire a rientrare prima dell'inizio dell'imbocco della salita, o perlomeno prima che la salita diventi dura, perché probabilmente lì si scatenerà
qualcosa. Prima è stata la Longo Borghini a provarci, adesso potrebbe essere la Realini per provare a venire via. Ecco il primo piano dell'atleta polacca. Ti convince l'azione della LAC, Giacomo? È un tentativo non disperato, perché nessun tentativo è disperato, però ci sta provando da sola, ma contro un gruppo di 9 atlete al comando che si stanno dando cambi regolari, e in questo momento con il dorsale 86 Kim Katsov della Education First stanno andando di comune accordo fino all'imbocco della salita. Sarà molto difficile, direi impossibile, poter rientrare con questa situazione, però fa bene a provarci e provare a rientrare davanti. Magari ci sta che nella scesa della seconda volta alla fortezza qualche atleta si stacchi, lei la possa riprendere e migliorare così la sua posizione nel risultato finale, ma di certo non la vittoria. No, assolutamente. Vediamo proprio con il numero uno, adesso due italiane in testa a tirare, la Gaia Realini, vincitrice l'anno scorso, Silvia Persico, adesso che va, adesso è la francese invece del team Cofidis, Julie Bouguet Bego, che sta facendo l'andatura in testa, poi arrivano altre, c'è anche un'atleta cecoslovacca, la Nicola Novoska, che è atleta della Cofidis, anche per lei, della Human, l'atleta invece statunitense Edward Roots, che è lei, e chiude il gruppo invece l'atleta, la olandese del, scusate, l'atleta danese della formazione della 1X Mobility, ovvero la Mink Anderson, che sta chiudendo. Abbiamo già svoltato per andare ad affrontare per l'ultima volta la fortezza, quindi ancora non è dura la salita, eccola qui, non è distante, però sembra essere riuscita a riprendere qualcosa Marta Lack, perché da sola sembra andare meglio che in compagnia. Beh, sicuramente rispetto all'andatura del gruppo sta facendo molto di più, però quando si inizierà la salita vera e propria e inizieranno le vede. Sì, però non credo proprio che o rientra prima dell'imbocco vero della salita, però anche lì poi bisognerà vedere quali sono le forze che sono rimaste nelle gambe per poter reggere eventuali attacchi che ci saranno sicuramente. Da parte anche della stessa Longo Borghini, che magari proverà a rifare un forcing per la compagna di squadra prima dell'attacco decisivo, oppure anche quello delle altre atlete che fino a questo momento hanno collaborato e che magari vedano nell'ultima scesa la possibilità di poter andare a centrare una vittoria importante come questa. Ci ha provato da sola, però manca poco. Si è voltata la Persico anche a controllare la situazione, però sembra essere molto molto difficile, perché anche se rientra, come hai detto bene anche tu, le forze saranno sicuramente poche rimaste, perché davanti poi si scatenerà la bagarre. Non so se è un caso, no? Quella della Persico che si è messa a ruota della Longo Borghini, quasi come a sentire che qualcosa si possa muovere lì. Si volta anche la Realini, a momenti potrebbe esserci la LAC alle loro spalle. È importante anche il contatto visivo in questi casi. Assolutamente, ti dà tanta voglia. Attenzione che si vede lì e sta rientrando, è incredibile, ha fatto un'azione incredibile. Davvero. Non sembrava essere possibile il rientro della LA, che invece ci ha stupiti e ci ha dato di bugiardi. Bravissima, bravissima l'atleta polacca che è rientrata davanti. Ho visto pedalare molto bene anche Nicola Noskova della Cofidis, che quest'anno ha già collezionato un sesto posto alla settimana ciclistica valenziana, dove a vincere è stata la Reusser Marlen davanti alla Marianne Vos, quindi su una gara molto vallonata con un percorso simile a questo potrebbe essere interessante da vedere in salita. Marta là che rientra davanti, e adesso vedremo, Giacomo, se riuscirà a tenere eventuali attacchi. Sarà difficile, perché adesso si svolta a destra e inizia veramente la salita vera e propria. Inizia la fortezza, il pezzo duro della fortezza in questo momento si svolta a destra, e la LAC è rientrata poco veramente. Adesso ci aspettiamo di vedere quello che può succedere. Davanti sembrava la Realini in testa al gruppo, in testa al gruppo di testa. Adesso ovviamente la LAC potrebbe pagare essendo rientrata ora. E infatti sta un po' pagando Dazio. Risaliamo con la nostra telecamera, vediamo che c'è la Realini davanti, però
sembra comunque per ora un ritmo abbastanza regolare, un ritmo abbastanza regolare per la LAC, e vediamo che la Realini è davanti a fare il ritmo, terza posizione invece per quello che riguarda la Elisa Longoborghini con quindi il gara per la Longo la, oggi. Davvero non lo so perché vedremo quello che succederà. Sembra che la tattica porti verso una tattica per la Longoborghini. Realini che tiene il ritmo alto in salita con la Magnaldi in seconda posizione e la Longoborghini in terza posizione, lì pronta a rispondere agli attacchi, pronta a un possibile arrivo in volata, anche perché la Longo è anche molto molto veloce. Sì, ma non credo vogliano arrivare in volata. Secondo me a breve la Longoborghini partirà, si alzerà sui pedali, proverà l'attacco decisivo quando la Realini avrà finito la sua azione. Lì si vedrà effettivamente chi si giocherà la corsa. Ritornando all'attacco di prima, attenzione perché c'è un attacco invece da Maya parte Cofidis, della Cofidis. Ecco, vedremo chi è, si muove subito Elisa Longoborghini che comunque con facilità rientra sotto. Brillantissima la Longoborghini, brillantissima, è partita una maglia della Cofidis e la Longoborghini ha risposto subito presente, si è spostata nettamente Gaia Realini e adesso sono due atlete, maglia della Cofidis davanti, l'altra è quella della campionessa italiana su strada, seconda ieri sulle strade bianche dietro alla campionessa del mondo, brillantissima, rispondono presente un attimo dopo, ma ci sono anche le altre atlete. Probabilmente si era visto giusto, l'attacco della Longoborghini non era per aiutare la Realini ma era soprattutto per fare selezione. E dietro vediamo sempre la Laboral Cussa Foundation Euskadi con la Sant'Esteban, sembra a fare l'andatura, ha perso una grande occasione secondo me la Sant'Esteban a non andare dietro la LAC, potevano essere in due, darsi cambi, risparmiare qualche forza e magari rientrare davanti e riuscire a rimanere su quello che è l'attacco, anche perché la stanno facendo molto più piano di prima, le atlete al comando e soprattutto sarà interessante adesso vedere se ci sarà un altro attacco perché sono sempre tutte lì, sì. Quindi una situazione ancora molto aperta, c'è stata molta più selezione nel giro prima rispetto a quello finale come tutti ci aspettavamo, non è ancora finita la salita anche se il ritmo della Realini è abbastanza importante, ma sembra che qualcuno ancora ce l'abbia nelle corde un attacco. Sì, assolutamente. Potrebbe anche essere che la Realini sta tenendo il ritmo alto per poi un possibile attacco da parte di Elisa Longoborghini, ma non ci dimentichiamo che la Cofidis ci ha già provato. Probabilmente la loro idea, secondo me, non è quella di portare né la Longoborghini all'arrivo in volata, ma neanche una tipo la Persico, che potrebbe essere una brutta, anche perché non c'è Martina Alzini. Quindi, in caso le due atlete, vedremo anche dietro, perché è un buon ritmo quello della Realini, ma dietro la Sant'Esteban mi sembra che stia andando abbastanza bene anche la Sant'Esteban. Hai detto bene, non ho visto se dietro la LAC c'era sempre, mi sembrava ci fosse anche la LAC ma non sono sicuro. Occhio perché la Longo si è portata, occhio perché vediamo se prova l'attacco, si sta riportando davanti, si riporta davanti, vediamo se questo prova. È l'attacco vero, questo è un attacco portato da Elisa Longoborghini, l'attacco vero. Questa ci sta provando la campionessa italiana Longoborghini, si è portata come si dice in gergo proprio dietro perché per cogliere di sorpresa tutti e forza nettamente ora l'andatura. Elisa Longoborghini si è levata dalle ruote tutte dopo il grande lavoro di Gaia Realini e insiste la campionessa italiana Elisa Longoborghini, era una tattica veramente perfetta, no? Si è portata alle spalle e l'unica che sta provando a rispondere è la Katzon, l'atleta della Education First. Una grande azione quella di Elisa Longoborghini che ha attaccato nella maniera più perfetta partendo da dietro con il punto di riferimento, si è alzata sui pedali e poi di forza le ha passate tutte ed è andata via quando siamo quasi al culmine della salita della fortezza. Elisa Longoborghini si vuole rifare della beffa di ieri alle strade bianche e vuole andare a prendersi per la seconda volta da quando esiste la corsa oro in euro la vittoria in questa gara, però questa volta con un'importanza in più. Sì, assolutamente, è stato, ormai siamo vicinissimi al GPM della fortezza, poi si inizierà ad andare giù in picchiata, l'unica atleta, la Kim Katsu, l'atleta della Education First, che ha provato a resistere nettamente alla campionessa italiana che sta veramente dando...
delle indicazioni importanti, anche se sono, poi sentiremo dopo nell'intervista, delle anche riconferme, perché Elisa Gogoborghini ormai sono anni che è lì davanti, è lì che sta veramente facendo, e anche oggi sta facendo un grande numero. Probabilmente poteva anche tentare di aspettare l'arrivo in volata, ma non ha voluto rischiare. Eccola lì, primo piano, e siamo dietro con il drappello della Sant' Esteban. Dietro vedremo anche quello che succederà poi nel gruppetto. La Realini era nettamente in difficoltà, ma la capiamo perché aveva lavorato tanto. Realini si era staccata. Comunque qui stiamo parlando di un'atleta a 360 gradi, vincitrice delle Strade Bianche, del Giro delle Fiandre, della Parigi-Roubaix, e non, mi sembra 6 o 7 campionati italiani tra strada e cronometro, quindi un atleta tutto tondo che comunque quest'oggi ha regalato un qualcosa di incredibile. Prima ci ha beffati con la selezione alla prima volta della Fortezza, quindi sembrava che fosse tutto studiato per giocare a favore della Realini, invece poi nella seconda tornata la Realini si è portata davanti a fare l'andatura per cercare di stancare le avversarie. Poi Longoborghini, quando eravamo vicinissimi al GPM, ha sferrato l'attacco decisivo, adesso è solo al comando nella discesa della Fortezza. Assolutamente, tra l'altro la Lidl Trek che potrebbe fare bis dopo la vittoria l'anno scorso e l'arrivo in parata tra la Realini. Eccole qui, siamo dietro Silvia Persico con Gaia Realini e con l'atleta la Minke Anderson. Esatto, della 1X, quindi sono queste tre atlete, può darsi siano loro le tre, sono loro tre, quindi due italiane all'inseguimento, ma la Realini che non tirerà un metro, la Silvia Persico adesso e la Minke Anderson dovranno lavorare, collaborare per andare a chiudere su una scatenata. La pedalata però è nettamente differente, rapporto pieno per la campionessa italiana, la Persico è stata brillante a piazzarsi qui, probabilmente la Realini adesso... La Realini ovviamente sarà lì per rompere i cambi, e noi con questa immagine, proprio quando mancano 10 km alla conclusione, vi lasciamo prima a una pubblicità e poi ovviamente le ultime interviste che abbiamo fatto prima della gara. Parliamo di soldi. Beh, io una soluzione l'ho trovata. Come ho fatto? Semplice. Cambio l'oro che non uso più. Meglio così. Non vi pare? Oro in euro. Cambi subito, cambi meglio. In oltre 200 gioiellerie moderne di ritiro e vendita a ore preziosi. Trova il punto vendita più vicino su orineuro.it o chiama al numero verde 800 11 0292. Skyler, a long journey for you. You will try to well today. Yeah, of course. I really love racing in Italy and the US national team is really excited to be here and have this opportunity. We're staying right on the course, so we got to do a lot of recon, and yeah, we'll give it our best today. Good luck, Queen. Yeah, I really like these first circuits. I think it'll resemble racing in America. Martina Alsini, insomma, l'anno scorso andò abbastanza bene con un buon podio nel finale. Oggi ci aspettiamo ovviamente che tu ti voglia ripetere o magari provare con la squadra a fare qualcosa. Sì, assolutamente, stavamo ricordando prima che domani, che oggi è una gara particolare, è aperta molte opportunità, e l'anno scorso nel finale ho cercato di dare il massimo per rientrare sul gruppo davanti a me, è andata bene e diciamo che il bello di questa gara è che il finale è molto incerto, può arrivare una fuga, può arrivare uno sprint o uno sprint ristretto, vedremo. Morgan Coston, you are all of the favorite teams today. You will work for Martina and the teams. Yeah, for sure. We will work all together. We have a lot of cards in the team, and Martina is one of these cards. For sure, we will play our best card. And there is a lot of scenario possible. So let's do it. Siamo con la vincitrice della scorsa edizione del trofeo Orion Euro, Gaia Realini. Insomma, l'anno scorso avete veramente stradominato, possiamo dire che quest'anno ci riproverete? Beh, sicuramente diremo la nostra e vedremo un po' cosa verrà, ecco, perché comunque quest'anno diciamo che le avversarie sono molto più agguerrite, noi daremo il nostro e ci divertiremo. Elisa Longoborghini, insomma, dopo 24 ore da quello che è stato le Strade Bianche, ci hai provato fino alla fine, oggi provi a riprenderti una rivincita così qui al trofeo in Euro. Sì,
sarebbe bello poter fare una bella corsa con la nostra squadra. Siamo un po' stanche da ieri, bisogna ammetterlo, ma cercheremo di fare del nostro meglio. Ecco, un calendario che da qui alla fine poi darà anche indicazioni per quelle che saranno anche le Olimpiadi di Parigi. Sì, sarà un calendario molto, molto fitto e pieno di appuntamenti importanti, e quindi non ci sarà molto respiro. Siamo con il commissario tecnico della Nazionale Femminile Paolo Sangalli. Insomma, oggi il trofeo Nero è cresciuto sempre di più, no, come corsa, perché è diventata quasi una classica, specialmente nel finale. Abbiamo sentito dire che è diventato sempre un po' difficile da interpretare. Sì, è una gara che in questi anni è cresciuta sempre, e adesso a livello internazionale è conosciuta, ci sono tante squadre di livello e tanti corridori di livello. Come dici tu, è una gara con dei 5 giri in pianura e 2 giri con la fortezza, dove si apre a tante soluzioni. Ecco, ieri con le strade bianche veramente Elisa Longo Borghini è stata, diciamo, la nostra protagonista, ci ha lottato. Alcuni indizi ve l'ha dati anche a voi per la nazionale? Ma sì, io con Elisa Longo Borghini sono tranquillissimo, ha dimostrato che è un corridore che quando ci sono tutte le più forti, se sta bene lei c'è, quindi più che indicazioni, certezze. Bene, abbiamo sentito le interviste che abbiamo fatto prima della gara. La Longo Borghini diceva: speriamo di poter far bene con la nostra squadra. Si è riconfermata. Abbiamo sentito anche la campionessa panamericana, che è qui con la nazionale statunitense, ovvero la Skylar Schneider, che diceva che è sempre molto emozionante essere qui in Italia con la nazionale e anche di questa opportunità che gli è stata concessa, come ad esempio anche la Coston, che diceva che l'Alzina è una delle loro punte, però che avevano diverse punte al loro arco. In effetti possiamo dire che è stata così, perché davanti avevano altre due atlete, ovvero la formazione, la cecoslovacca Novoska e l'altra la Begò. Quindi intanto siamo con le atlete qui dietro, abbiamo visto un attimino il terzetto, la Persico, la Realini e con la Minche alle spalle della nostra campionessa italiana, la Longo Borghini. Meno male era stanca, ha detto. Meno male, ha detto che era stanca. Se non era stanca, non mi voglio immaginare che cosa poteva fare. Sì, assolutamente, però dobbiamo dire, prima ti hai elencato ovviamente tutte le vittorie importanti di Elisa Longo Borghini, e lei è veramente è una grandissima campionessa. Molti direbbero che oggi veramente ha dato un'altra dimostrazione, no? Quasi si può dire che oggi quello scatto è stato con la rabbia del podio di ieri? Assolutamente, abbiamo visto proprio la cattiveria in senso ciclistico sprigionata sui pedali nel momento dell'attacco, anche perché in quel momento stava già attaccando l'atleta dell'Education First, c'era già l'attacco della Kim Katson che stava portando avanti la sua prova, e lei di prepotenza è voluta andare via. Ma vediamo proprio un altro passo fra Elisa Longo Borghini e le tre atlete che sono al suo inseguimento, di cui una la Realini, poi abbiamo visto la Persico e anche la Anderson Minche, che comunque anche lei quest'anno già qualche piazzamento l'ha portato a casa, ma è proprio un passo diverso quello della Longo rispetto alle inseguitrici. Sì, assolutamente, lo vediamo anche qui nell'affrontare questa curva. Prima dicevo, no, del fatto che probabilmente in quello scatto ci ho visto veramente la rabbia di Elisa Longo Borghini ieri, quando è arrivata a Piazza del Campo per quel secondo posto. Tutto rispetto, perché è arrivata dietro a una campionessa del mondo, è arrivata dietro probabilmente a un'altra campionessa, però quando si è dei veri campioni si vuole sempre vincere. Elisa Longo Borghini ieri è arrivata seconda, ma oggi ha voluto di nuovo dimostrare, la squadra gli ha dato piena fiducia, ha fatto lavorare Brody Chapman, ha fatto lavorare la Spratt e adesso prima, e poi ha lavorato anche con la Realini, che tra l'altro voglio fargli anche complimenti, perché nonostante abbia lavorato è lì con la Persico e con la Minke Anderson, quindi vuol dire che le gambe ce l'ha ancora, anche perché si era staccata molto prima delle altre sulla salita della fortezza e poi è riuscita invece a riportarsi davanti. Questo è il gruppetto chiuso con il dorsale 44 da Karlin Swinkels, che sta cercando di riportarsi sotto almeno alle tre inseguitrici di Elisa Longo Borghini, che sta affrontando anche le curve con una freschezza disarmante nonostante il terreno bagnato, e si sta avvicinando sempre di più all'arrivo e al, diciamo, al compimento di un'azione che l'ha vista protagonista sin dalla prima volta alla fortezza.
Sì, assolutamente, vediamo queste vediamo che stanno seguendo. Allora, adesso abbiamo avuto un aggiornamento della situazione, perché allora alle spalle della campionessa italiana che abbiamo visto nelle immagini, Elisa Longoborghini, non c'è il terzetto formato dalla Silvia Persico, dietro alla Longoborghini c'è questo è il gruppo che è alle spalle della Longoborghini, il gruppo chiuso in questo momento dall'atleta della UAE Team, ovvero dalla Swinkels. Quindi eccolo questo. Allora, vediamo che a chiudere ora in questo momento è formato da Julie Begaud, l'atleta della Cofidis. Davanti a lei c'è la Erika Magnaldi, poi la Swinkels, come detto, poi della Human Powered Edward Ruth, poi davanti l'altra atleta, la Novoska della Cofidis, e davanti a fare l'andatura si tratta di Kim Katsuo. Quindi sono queste le atlete che stanno inseguendo la Elisa Longoborghini. Ma non c'è accordo dietro, vediamo che nessuno dà il cambio all'atleta neozelandese dell'Education First, nonostante ci siano due UAE, due Cofidis, non c'è accordo per poter entrare sotto, e questo aumenta molto di più le possibilità di Elisa Longoborghini di arrivare all'arrivo. Sì, anche perché davanti ora è per la prima volta vediamo che la Katsuo si è tolta praticamente da tirare, e adesso è un atleta della Cofidis, dovrebbe essere la Novoska che stava tirando in quel momento. Poi vediamo sempre la Swinkers in ultima posizione, si sta un po' cercando di rifiatare, no? L'atleta ora, la UAE ne ha due, la Cofidis ne ha due, è chiaro che sono loro le atlete che devono, la squadra che deve mettersi a lavorare, la UAE e la Cofidis, se vogliono andare a chiudere la Longoborghini. Ma da qui lo vediamo, è difficilissimo andare a prendere un atleta che ha un ritmo nelle gambe. Guardate come ha rilanciato l'azione, ha rilanciato nettamente l'azione. Incredibile quello che sta facendo Elisa Longoborghini. Abbiamo visto come si è aggiustata sulla sella, ha dato proprio una spinta per rilanciare il rapporto pieno da quando è praticamente rientrata in pianura, una condizione anche importante in questo momento. Si sta portando avanti con un'azione incredibile, una falcata diversa rispetto alle avversarie che sono alle sue spalle, lo vediamo, lo scatto ce lo ha dimostrato, e ancora l'azione che sta continuando a portare avanti sembra quella di ieri durante le strade bianche, con la stessa veemenza e la stessa forza. Questa volta non c'è una Lotte Kopecky con cui combattere, però delle avversarie degne di nota che fino all'ultima volta della salita della fortezza erano lì e hanno mollato solamente a poche centinaia di metri dal GPM. Adesso Elisa Longoborghini si sta portando verso il lungomare, che poi probabilmente, se da dietro non si sono ancora organizzate, la incoronerà per la seconda volta in questa competizione la vincitrice. Sì, beh, lo stiamo vedendo proprio nel dettaglio anche il rapporto usato fisso, il rapporto ovviamente lungo usato dalla campionessa, e sono solo ora in questo momento alla rotonda invece le atlete che stanno inseguendo. Come detto, sono le due maglie della Cofidis, le due della UAE, che dovrebbero ovviamente collaborare per cercare di andare a chiudere su una Longoborghini. Intanto l'inizio gara è passata sotto il traguardo, quindi a momenti entreranno sul lungomare per arrivare qui. A mio parere, possiamo già dirlo, sarà quasi impossibile, perché siamo negli ultimi 2000 metri per la campionessa italiana, 2000 metri, 2 chilometri alla conclusione per Elisa Longoborghini, e potrebbe essere una doppietta incredibile, 2023-2024 per la Trek. L'anno scorso l'arrivo in parata con la Sprattera Realini, quest'anno Elisa Longoborghini 24 ore dopo il secondo posto alle strade bianche si volta a controllare la situazione, ma hanno fatto qualcosa di incredibile. Sta portando avanti un'azione come di suo solito, con le doti da cronoman che ci ha sempre fatto vedere Elisa Longoborghini. Dietro si sono organizzate, ma tardi, perché comunque siamo ormai vicini al triangolo rosso dell'ultimo chilometro per la campionessa italiana Elisa Longoborghini, che adesso svolta a destra e si porta sul lungomare, che porterà sotto l'arrivo ormai imprendibile la campionessa italiana della Lidl Trek,
e adesso sul lungomare verso l'arrivo, un chilometro Flamme Rouge per Elisa Longoborghini. Assolutamente, ormai è già passato l'ultimo chilometro Elisa Longoborghini, quindi a momenti lo vedremo, ancora devono entrare, quindi possiamo già dire che la vincitrice del trofeo Oro in Euro del 2024 ce l'abbiamo, e sarà un tripudio italiano, perché l'anno scorso fu Gaia Realini con vincere un tricolore, però quest'anno è proprio la maglia tricolore, la maglia italiana, quella di Elisa Longoborghini, che sfreccerà qui sotto al traguardo di Montignoso. Poi ovviamente Giacomo lo lasceremo andare dopo per le interviste alle prime tre classificate. Ovviamente sicuramente Giacomo dovrai avere a che fare con Elisa Longoborghini, che potrai dirgli avevi detto che eri stanca, però assolutamente no, non sicuramente è glielo farò presente, sicuramente, però è sempre bello vedere le azioni di Elisa Longoborghini, il vantaggio è assoluto quando siamo ormai agli ultimi 500 metri per Elisa Longoborghini, che inizia già a gustarsi la vittoria di questo trofeo Oro in Euro. Dopo Realini nel 2023 insieme alla Sprat, Elisa Longoborghini porta avanti la tradizione Trek. Assolutamente, ormai è negli ultimi 100 metri, alza le braccia al cielo, 24 ore dopo gli applausi sono tutti per lei. Elisa Longoborghini vince il trofeo Oro in Euro del 2024, la festa è tutta per lei, aspettiamo ovviamente il piazzamento, volata per la seconda piazza, volata per la seconda piazza, abbiamo anche qui un atleta azzurro, dovrebbe essere la Magnaldi, parte ora in questo momento la volata, vediamo, volata maglia UAE, maglia Cofidis, vediamo, sembra essere le maglie della UAE con in testa, vedremo di chi si tratta, vediamo, seconda potrebbe essere l'atleta della UAE, sta venendo fuori anche la Edward, ma è la UAE, la UAE, quindi terza sicuramente la Edwards, seconda un'atleta della UAE, secondo, non siamo capire se è Magnaldi o Swinkels. O la Swinkels, assolutamente, intanto ti lasciamo andare Giacomo, perché per le interviste con le prime tre classificate è stato veramente una cosa incredibile quella che è riuscita a fare la Longoborghini con una grande tattica di gara, è riuscita a fare quello che aveva già fatto l'anno scorso nel 2023, fu una grande tattica di gara della Trek, perché con la Realini nessuno si aspettava un attacco, quest'anno hanno deciso di fare diversamente, si prova a forzare, ma la cosa che ci sorprende sempre di più è il fatto che la Longoborghini si è mossa in anticipo, si è mossa assolutamente in anticipo, si è mossa in anticipo già sulla prima salita, non ha fatto lavorare la Realini, è partita già alla prima salita, ha fatto lei la selezione, se l'è costruita, poi ovviamente la Realini, Gaia che sta arrivando ora, la Persico vince la volata di questo drappello davanti alla Minke Anderson e alla Realini, e poi dovrebbe essere Marta Lack che arriva in questo momento, purtroppo un'annata non tanto fortunata per lei, comunque ci ha messo veramente tanto cuore Marta Lack, perché lo abbiamo visto assolutamente come è arrivata, ha provato a rientrare, non gli è andata bene, però è stata veramente da premiare anche l'impegno di Marta Lack, che poi in salita ha pagato appena rientrata, quindi stiamo solo aspettando che poi quando ci saranno sul podio con Giacomo Vezzani per le interviste alle prime tre, abbiamo detto che la terza siamo sicuri si dovrebbe essere Ruth Anderson, Edwards, scusate, della Human Powered Health, poi arriva ora la volata del gruppo del grosso del gruppo alle spalle, ora sono tutti i gruppettini che vanno a giocarsi le posizioni di rincalzo mano a mano, però dicevamo un grande lavoro della Lidl Trek, Ina Tautenberg ha fatto un grandissimo, ha collezionato di nuovo un altro cioccolatino per la Lidl Trek, sono arrivate le altre due atlete, potrebbero essere la Chapman, la Degnan o la Sprat 1-2, abbiamo visto, comunque è festa veramente Trek, anche quest'anno è festa veramente per la Lidl Trek, l'anno scorso abbiamo detto una tattica ogni anno, e la cosa che ci sorprende, lo abbiamo detto già prima, è il fatto che la Longoborghini se l'è costruita da solo quella vittoria, perché è partita, ha fatto lei la selezione, poi ha fatto lavorare chiaramente come detto la Realini, Gaia Realini, poi piano piano è andata via, non ce l'hanno fatta ovviamente a prendere gli atleti quelle che sono ovviamente le altre, stiamo aspettando veramente anche di sapere di chi si tratta della seconda piazza della UAE, si tratta della Winkers, quindi
l'atleta olandese Caroline Swinkels, che è arrivata in seconda posizione, quindi la Magnaldi che ha lavorato per lei, la Persico è arrivata dietro. Aspettiamo quindi solo veramente di averle sul palco per le interviste con sotto al palco per le interviste con Giacomo Vezzani, a cui lasceremo appena avremo ovviamente le interviste. Arrivano anche altre atlete che stanno ovviamente arrivando. È stata un'edizione del trofeo Oro in Euro del 2024. Abbiamo visto sfilare davanti a noi Elisa Longoborghini, la campionessa italiana che praticamente sta andando, eccola qui, la vedete anche nelle immagini, sta andando veramente ormai sul palco, ha messo la maglia un po' più lunga perché purtroppo di acqua ne hanno un po' presa all'inizio, adesso un po' non piove in questo momento qui sotto l'arrivo, quindi almeno l'arrivo ce l'ha fatto gustare anche a tutta la gente che è arrivata qui per quello che è stato. Una gara, come detta, nata nel 2008, il trofeo Oro in Euro, e che piano piano è cresciuta sempre di più fino a diventare una gara internazionale. Una gara internazionale, siamo tanto tornati in studio, come vedete sono da solo perché Giacomo Vezzani lo abbiamo lasciato andare alle interviste con le prime tre classificate, come detto sarà la Swinkers in seconda posizione per quello che riguarda, la Edwards in terza posizione, l'atleta della Human Powered Health, queste sono le seconde e la terza, però la prima e la seconda sono di due categorie, sono di due squadre World Tour, ovvero la UAE per la Swinkers e la Lidl Trek per quello che riguarda la campionessa italiana, la Elisa Longoborghini. Siamo ormai vicinissimo, appena avremo ovviamente le prime impressioni, come diceva Giacomo al microfono prima vi aveva detto Elisa Longoborghini, e bisognerà vedere anche le gambe, no? Perché veniamo da tanta fatica che abbiamo fatto ieri alle strade bianche, probabilmente Elisa non ha sentito quella fatica, non ha assolutamente sentito, perché ha avuto una forza, lo avete visto anche voi dalle immagini, una forza incredibile perché è riuscita a forzare. Rapporto lungo dal fondo della discesa fino all'arrivo, ha sfruttato sicuramente le sue doti da cronoman Elisa Longoborghini, che se l'è costruita perché ha attaccato, intanto stiamo aspettando di vedere, è arrivata anche la Edwards, è arrivata anche la seconda, è passata davanti a noi, Ruth Edwards, la terza classificata, scusate, quest'oggi, quindi dovrebbe arrivare a momenti anche l'atleta della UAE, la Swinkels, che è arrivata in terza posizione. Ci dispiace un po' per un po' di amarezza per Silvia Persico. L'anno scorso avevamo avuto due atlete sul podio, ovvero la Gaia Realini e Martina Alzini, primo e terzo, mentre quest'anno purtroppo Silvia Persico è rimasta fuori, la Magnaldi ha lavorato in aiuto della Swinkels, però comunque una buona prova anche di Erika Magnaldi, che era lì davanti con le protagoniste a giocarsi un podio. Poi gli ordini di squadra, quello che è, non lo sappiamo, hanno fatto sì che, o le gambe, perché può darsi anche che sia stata una situazione che Erika non ha avuto le gambe per riuscire, comunque sia la grande prestazione. Poi Gaia Realini, che comunque è arrivata subito dietro, era presso alle prime, anche quest'oggi una grandissima prestazione, e come sempre Ina Tottenberg. È arrivata ora l'atleta olandese, la Swinkers, è arrivata in questo momento davanti a noi, quindi a momenti le avremo tutte e tre ai microfoni di Giacomo Vezzani. Appena la regia ci dirà che Giacomo Vezzani è qualcosa, intanto siamo con il podio, come vediamo. No, allora, intanto si stanno preparando per il podio e per le possibili interviste le prime tre classificate. Dicevamo che è stata un'edizione sicuramente molto emozionante. Perché? Perché Elisa Longoborghini se l'è costruita da sola quella vittoria. Poi, chiaro, in ammiraglia hanno delle persone molto molto esperte. La Tautenberg ha lavorato, ha saputo, come detto, collezionare un cioccolatino. Arrivano intanto altre atlete. Dicevamo una gara che è nata nel 2008 e piano piano ha preso sempre più importanza. Ed è diventata ancora più importante perché quest'anno c'erano 5 squadre World Tour, 30 formazioni, tantissime formazioni straniere, tantissimi paesi. Avete sentito le interviste, avete visto che è arrivata addirittura atlete del continente, dal continente africano, qui con la Canyon, che addirittura alla quarta gara, la formazione, l'atleta, la Lovina Uxperseraye Ese, che era un atleta che addirittura alla quarta gara con la Canyon, quindi possiamo dire che ha preso sempre più importanza questa gara, e non e
lo ha dimostrato, insomma, le ultime due arrivi, perché il podio dell'anno scorso e quella di quest'anno. L'anno scorso c'è stata la vittoria, come detto, della Trek con la Realini e con la Spratt e con l'Alzini. Quest'anno di nuovo un altro podio importantissimo, un altro podio importantissimo. Quindi è chiaro che quando si va a scrivere l'albo d'oro si guarda anche quello. L'anno scorso è stato un podio di tutto rispetto, quest'anno ancora di più, perché sul podio, sul gradino più alto, ci va lei, Elisa Longo Borghini, sulla Swinkels, due squadre World Tour, ovvero la Lidl Trek per la campionessa italiana, la Team UAE, altra formazione del World Tour, per la Swinkels, terza posizione, di tutto rispetto, per la Ruth Anderson. Quindi comunque sia, anche quest'anno, tra l'altro l'anno scorso avevamo avuto due atlete, come detto, italiane sul podio, la Gaia Realini, la vincitrice, Martina Alzini era stata invece la terza posizione, mentre vabbè, quest'anno piazzamenti per le italiane, abbiamo visto Malamagnaldi, la Persico, la Realini, però comunque erano davanti, avevamo quattro atlete lì davanti, la Longo Borghini, la Magnaldi, la Persico, la Realini, sono state assolutamente protagoniste quest'oggi. Poi comunque sì, i piazzamenti sono assolutamente arrivati e comunque dimostra l'importanza che sta prendendo anche il trofeo Oro in Euro, perché piano piano sta crescendo sempre di più. E la vittoria di una come la Longo Borghini, che nel finale stiamo assolutamente aspettando solo, intanto ricordiamo, solo per dirvi, è arrivata davanti a noi, è sfilata Giorgia Bronzini, una che di mondiali se ne intende, ex velocista, ex campionessa del mondo, tra l'altro Giorgia Bronzini, che è la direttrice sportiva, direttore sportivo della formazione della Human Powered Elf, la formazione della Ruth Anderson, Edwards, terza piazza per la Edwards, l'ha diretta sicuramente bene, è sfilata davanti a noi con in bicicletta Giorgia Bronzini, che stava probabilmente andando a complimentarsi sicuramente anche con la Longo Borghini, con cui ha avuto anche modo di correre, poi soprattutto con la sua atleta, la Ruth Edwards, che ha fatto comunque una buona prestazione, perché ha fatto terza, quindi diretta, come detto, da una campionessa del mondo. Eccole qui intanto il podio, sono solo le immagini del podio, vediamo con le miss, con quello che sarà poi la festa per il per questo trofeo Oro in Euro 2024, e sicuramente un grande podio. Aspettiamo veramente solo di averle ai nostri microfoni per sentire anche quello che ci diranno tutte e tre le tre protagoniste, ovvero, però ovviamente da italiani ci sentiamo un po' più orgogliosi, no, di questa vittoria di Elisa Longo Borghini, è chiaro, no? Non ce ne vogliano, si fa il tifo per tutte queste ragazze che hanno sicuramente durato molta fatica, che hanno preso acqua, che hanno insomma comunque si sono date battaglia, però lì nel finale ve lo possiamo veramente giurare, chi non c'era, c'è stato veramente un grandissimo tripudio di applausi per Elisa Longo Borghini, qui sotto il pubblico che l'ha applaudita veramente, gli applausi sono stati tutti per lei, ma è anche normale, una come lei se l'è sicuramente meritata questa vittoria, se l'è costruita, se l'è meritata, e la gente... Questa è anche la dimostrazione di quando una campionessa si fa anche voler bene, no? Perché oggi quando è arrivata erano tutti in fermento perché c'era lei, quest'oggi è arrivata al podio, è arrivata qui al podio, e la gente che la circondava per cercare, però soprattutto quando è arrivata, l'immagine di lei che alza le braccia al cielo e la gente che la applaudiva in tripudio, c'era stata anche per, come detto, per Gaia Realini l'anno scorso, e poi quando si tratta, eccolo qui, lo vediamo proprio il replay della vittoria, e guardate la gente che si sporge dall'altra parte per fare gli applausi, no? I complimenti a una campionessa, quella che è Elisa Longo Borghini, ne ha vinte tante di corse e potrà aggiungere il suo secondo trofeo Oro in Euro, l'aveva già vinto il trofeo Oro in Euro, quindi aspettiamo di sentire quello che avrà da dire ai microfoni. L'aveva detto, no, prima della partenza, mi aveva detto bisognerà vedere un po' le gambe come sono rimaste, anche perché insomma dopo lo sforzo fatto l'anno scorso, che è un grande grande sforzo quello fatto l'anno scorso, quello che ha fatto ieri veramente è stata indomita, no, per dire, una gara quella di ieri che si è piegata solo alla campionessa del mondo, e ai mondiali comunque ha sempre fatto sempre molto molto bene, è stata con lei. Intanto eccolo qui, è già salita sul palco, è stata sul palco, eccolo qui,
Elisa Longoborghini sale sul gradino più alto del podio, il tricolore che sfoggia, sale sul gradino più alto del podio, Elisa Longoborghini, leader track, è lei che sale sul gradino più alto del podio. Lo dicevamo, ieri è stata veramente indomita, si è piegata solo alla campionessa del mondo, però ha fatto una gara alle strade bianche incredibile, e anche, ripeto, nei mondiali più bui, perché nei mondiali in cui magari abbiamo un po' faticato, Elisa c'era, Elisa era lì davanti, Elisa lottava, Elisa comunque ci ha provato sempre e comunque, quindi è un esempio per tutto il movimento, come lo è stato colei che ci è passata davanti, la Giorgia Bronzini che è passata davanti alle nostre telecamere di nuovo, è stata anche lei un grandissimo esempio per il ciclismo. Seconda classificata, eccola qui, Caroline Swinkels, l'atleta olandese della UAE, seconda piazza per lei. Ora abbiamo capito anche perché, dicevamo, davanti c'era Elisa Longoborghini, perché non stesse tirando. Terza piazza, eccola qui, l'atleta della Human Powered Health, atleta diretta, come detta, dalla Bronzini. Ruth Edwards che fa terza piazza, tra l'altro era rimasta da sola, non aveva compagne davanti, si è gestita veramente molto molto bene, come anche la Swinkels che comunque ha potuto saltare un po' di cambi grazie alla Erika Magnaldi che gliel'ha concesso, gli ha concesso sicuramente questa cosa. Questo è il podio del trofeo Oro in Euro 2024, Elisa Longoborghini davanti alla Swinkels, e alla Edwards. Questo è il podio della questa gara del trofeo Oro in Euro 2024. Eccolo qui il trofeo Oro in Euro che viene donato alla vincitrice, alla campionessa italiana, a Elisa Longoborghini, che si prende anche questo premio. Non è proprio un rivendicarsi, perché non c'era la campionessa del mondo, però possiamo dire che la rabbia che ci ha messo, perché gli ultimi chilometri erano proprio di rabbia, ma poi scattare in quel punto lì, non mancava tanto alla fine della salita, quindi poteva essere benissimo essere ripresa, o magari qualcuno poteva stringere i denti dicendo ormai siamo arrivati in cima, ma non ce l'hanno fatta, perché la rabbia della Longoborghini è stata troppo più forte, probabilmente voleva vendicare quello che è stato il secondo posto di ieri. Però, come detto, niente da dire se non la bravura. Ecco anche la premiazione con i due premi per la seconda e la terza classificata, per la Swinkels e per la Edwards. Poi adesso, appena scenderanno dal podio, le avremo probabilmente ai nostri microfoni, sia la Swinkels sia la Edwards, ed eccola qui. Questo è il podio del trofeo Oro in Euro 2024. Elisa Longoborghini che riscrive il suo dopo tanti anni, perché Elisa Longoborghini ha vinto tantissimi anni fa il trofeo Oro in Euro e adesso lo riscrive di nuovo un'altra volta. Lo aveva vinto esattamente nel 2012, pensate, no? Nel 2012 ha vinto Elisa Longoborghini qui al trofeo Oro in Euro. Siamo qui 12 anni dopo, Elisa Longoborghini è sul podio, sul gradino più alto del podio, dopo 12 anni è di nuovo tornata lì Elisa Longoborghini, 12 anni dopo, al 2012 è di nuovo lì, poi in seconda. Ed eccola, allora, intanto abbiamo qui, lasciamo andare. How do you feel? Yeah, it feels really good. It's my first podium in a bike race in a couple of years, so it's nice. Well, how do you feel the climb Fortezza? You feel well and Longoborghini is very strong. Yes, of course, we all know Longoborghini is very strong. I was lucky enough to be her teammate for a few years, and this time trying to battle against her, I felt good, but third is all I could get today. Thank you. E praticamente ci ha detto che la corsa è stata molto dura e che il Longo oggi è ingestibile. Hi, Swinkels, second place for you, and you win the sprint in the back, and how do you feel after the race? No, I'm really happy because, yeah, of course, Elisa is really a strong rider, she showed also yesterday, so to be second behind Elisa, yeah, it's really nice. Yesterday it's very strong race, and today with the rain is not simple. No, it's not simple, and I was really lucky that I had two teammates with me, and they work really hard. All the girls work really hard today, and I'm happy I can reward it at least with a podium place. Thank you. Praticamente ci diceva che ieri è stata una giornata impegnativa, e comunque arrivare dietro a una Longoborghini è sempre un piacere. E adesso abbiamo Elisa Longoborghini. Vieni, Elisa. Allora, noi ci è scappata una battuta durante la,
durante l'intervista, perché nell'intervista pre-gara avevi detto che eri un po' stanca, quindi avevo detto pensiamo se non era stanca. Sì, no, beh, in effetti ero un po' stanca, la gara di ieri si è fatta sentire, però comunque avevo una squadra forte che mi è stata vicina per tutta la corsa e poi sono riuscita a fare la differenza in salita e a mantenerla nella discesa e nel tratto in cui mi portava all'arrivo. Sono soddisfatta e sono contenta di aver portato a casa una vittoria per la Lidl Trek. E abbiamo visto durante la prima volta della Fortezza che ti eri messa davanti a fare l'andatura e si pensava a una gara nuovamente per la Realini, mentre poi nella seconda volta alla salita abbiamo visto il tuo attacco fenomenale, abbiamo visto un po' di rabbia in quell'attacco. No, niente rabbia, solo grinta agonistica, però sì, all'inizio ero a disposizione di Gaia, che però aveva molto freddo, essendo una scalatrice è molto minuta e questo genere di tempo la penalizza un pochino, io sono un pochino più piazzata e quindi sto molto bene al freddo, anzi patisco il caldo, quindi diciamo che le cose sono poi cambiate durante la corsa. Bene, grazie Elisa, ti lasciamo andare e rimando la linea in studio a Giacomo e grazie. Abbiamo sentito quindi anche le impressioni di Elisa Longoborghini, come detto a questo punto abbiamo saputo anche che Gaia Realini ha avuto un po' un problema per quello che concerne ovviamente il freddo, era normale perché ha iniziato veramente a piovere, abbiamo sentito anche le parole veramente contente perché tra l'altro la Edwards ha detto che è il suo primo podio, il suo primo risultato utile insomma in una gara come questa, quindi veramente era molto molto felice. Poi chiaro, tutte e due hanno sottolineato la stessa cosa, ovvero che la Longoborghini era veramente impossibile da reggere. Io chiedo quanto abbiamo ancora. Allora, noi vi lasciamo con ovviamente questa diretta, speriamo di avervi fatto compagnia e poi ai prossimi appuntamenti. Grazie di essere stati con noi. Parliamo di soldi. Beh, io una soluzione l'ho trovata. Come ho fatto? Semplice. Cambio l'oro che non uso più. Meglio così. Non vi pare? Oro in euro. Cambi subito, cambi meglio. In oltre 200 gioiellerie moderne di ritiro e vendita a ore preziosi. Trova il punto vendita più vicino su oroineuro.it o chiama al numero verde 800 11 02 92.